Rosati, come sapete, ormai è diventato l'orgoglio della nostra Puglia, aver recuperato questa tradizione, quale quella del Rosato, che in questi ultimi anni era un vino dimenticato. Da un concorso nazionale sui Rosati è ripartito di nuovo il mercato e abbiamo delle eccellenze eccezionali, fantastiche. Ormai poi, tra l'altro, il Rosato abbinato alle bollicine incomincia ad essere sempre più una richiesta forte del mercato, così come anche i nostri vini rossi, il nostro Negro Amaro, il nostro Primitivo, che in qualche maniera, Nero di Troia, incomincia a rappresentare anche una qualità eccezionale. Siamo stati veramente bravi a mettere in campo delle politiche agricole intelligenti, ma adesso dobbiamo essere ancora più bravi a promozionare e a internazionalizzare sempre di più questo prodotto, che sta dando una grande soddisfazione alla nostra regione. Abbiamo tre vini autoctoni, e quindi abbiamo il Negro Amaro, abbiamo il Primitivo e abbiamo l'Uva di Troia. I tre vini rossi che la Puglia, sulla quale si sta concentrando la Puglia vitivinicola, senza trascurare altre varietà a bacca rossa, ma queste sono, diciamo, quelle un po' più gettonate. Partendo dal Negro Amaro, il cui colore ricorda sempre quel rubino intenso, fitto, con profumi di, come dire, di frutta, di frutti rossi, frutti di bosco, ecco, maggiormente, e anche un po' di carruba, questo un po' identifica il Negro Amaro. Per quanto concerne il Primitivo, anche qui c'è questo colore rosso rubino, a volte rivolto leggermente all'aranciato, e al naso si contraddistingue per questa meravigliosa ciliegia che nei casi, nei vini un po' più evoluti, diventa marasca ed è facilmente riconducibile a questo vitigno. Per poi passare all'Uva di Troia, a nord della Puglia, un altro vitigno che sta riscuotendo moltissimo successo, il cui colore rimane anche questo molto, molto fitto, molto impenetrabile. Al naso c'è questo ricordo di viola, di fiori di viola, e questo more, questo ribes che comunque contraddistinguono il vitigno stesso. Le politiche della Regione Puglia, insieme a tanto altro, insieme al lavoro dei produttori, hanno fatto sì che aumentasse il consumo dei rosati, legato ai rosati, e questo non ci fa che essere allegri e contenti.